Idiote! Ma che cosa mi ho fatto? Vieni, pezzo di merda. Il grande sacrificio, la missione del giudice Rosario Livatino, vittima della mafia agrigentina nel 1990, non aveva ancora compiuto 38 anni, è stato beatificato nel 2021. Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, ETS, ha promosso la mostra Sub Tutela Dei, dedicata appunto al magistrato Livatino per ricordare adeguatamente l'uomo e il giudice, un esempio per le giovani generazioni. Mostra allestita sino al 19 aprile nella sala Flaiano dell'Aurum di Pescara. Casto Di Bonaventura, presidente del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Una mostra di altissimo profilo, soprattutto per non dimenticare, no? Assolutamente sì, perché abbiamo visto nel magistrato Rosario Livatino un esempio di uomo che dentro le circostanze quotidiane è stato pieno di ideali e ha saputo viverli coniugandoli a tutto quello che era il suo mondo, la sua famiglia, il suo lavoro. E questo è, credo sia un bellissimo esempio per i giovani, ecco perché abbiamo scelto di portare questa mostra qui da noi. Rosario Livatino, assassinato dalla mafia, non aveva neanche 38 anni nel lontano 1990, beatificato nel 2021. Sì, esatto, ma è stato beatificato come martire, quindi non aveva bisogno di miracoli, perché in effetti lui ha saputo, come dire, vivere la sua esperienza di uomo e di magistrato fino al dono della propria vita, e questo è sicuramente irraggiungibile. Diciamo che certi uomini non muoiono mai. Ad ispirare il magistrato Livatino nella sua breve vita il motto Sub Tutela Dei, ovvero essere liberi da altre tutele, da quelle insidiose, invisibili delle mafie o degli interessi di parte. La sua parte appunto era la giustizia. L'avvocato Roberta Masotto, curatrice della mostra. Sì, il motto Sub Tutela Dei era quello che lo accompagnava tutti i giorni della sua vita. Lui lo annotava sulle sue agende, sia quelle professionali sia quelle private, perché poneva tutta la sua vita sotto la tutela, sotto lo sguardo di Dio, che non è tanto un richiamo a una richiesta di protezione da parte di Dio, quanto piuttosto la richiesta di un aiuto per svolgere ogni compito della vita con l'aiuto di Dio e quindi al meglio. Qual è il messaggio che deve uscire da questa mostra destinato ai giovani? Il messaggio può essere quello che si possono fare le cose ordinarie, quotidiane, in modo straordinario ed essere incisivi nella vita anche facendo le piccole cose quotidiane.